Ciao a tutti e bentornati! Oggi proveremo insieme l'epilatore a luce pulsata. Ho deciso di acquistarlo anche io perché ho visto che molte ragazze l'hanno utilizzato ottenendo dei grandi risultati. Ho trovato in offerta su Amazon e ora lo testeremo insieme. Prima cosa apro la scatola così vediamo tutto il materiale che è arrivato. Il libretto delle istruzioni. Qui in questa scatolina trovo il caricatore. Poi nell'altra scatoletta c'è una lametta, un'altra lametta, un panno per pulire gli occhiali e gli occhiali protettivi. Ecco l'epilatore. Nel display vediamo la funzione HR che sta a significare rimozione peli, SC ringiovanimento della pelle, RA eliminazione dell'acne. Auto, modalità di emissione automatica, quindi non c'è bisogno di cliccare ma andranno in automatico gli scatti. I parametri abbiamo 999.900 scatti, quindi sono tanti. Per il primo mese consigliato utilizzarlo una volta ogni 3-5 giorni. Poi, passato il mese, si può procedere a scalare gradualmente. Quindi io farò così, lo utilizzerò una volta ogni 3 giorni per il primo mese, poi nel secondo mese farò una volta settimana, poi pian piano fino a scalare ad una volta al mese, e questo lo farò anche in base ai risultati che vedrò dopo il primo mese. Se magari ci sono dei risultati super efficaci posso procedere a allentare ancora di più, però il mantenimento tendo a continuare a farlo perché fa sì che tutti i risultati che abbiamo ottenuto non vanno buttati all'aria, quindi è importante mantenere costanza nell'utilizzo. Nelle aree in cui andremo a lavorare, se ci fossero dei nei, ovviamente vanno coperti o con un cerottino bianco, uno scotch bianco, una matita per gli occhi bianca. L'importante è che si vada a coprire totalmente il neo, perché parti scure lo strumento appunto le rileva e quindi andremo a bruciarlo. Sopra i tatuaggi è sconsigliato passarci, quindi evitare. Il mio obiettivo non è tanto quello di azzerare i peli, ma di diminuirli più possibile e farli ricrescere in maniera più lenta, in modo tale che il lavoro andando avanti si diminuisce. Poi ecco, se questo strumento fa i miracoli che li manda via tutti, ben venga. Oggi faremo insieme un test per vedere intanto come funziona, come si utilizza, e poi più avanti vedremo i primi risultati che ci darà questo aggeggio. Allora, qui ci sono 9 livelli. La prima cosa che faccio è partire dal livello più basso per vedere anche come reagisce la mia pelle. Poi se non sento niente, man mano aumento fino ad arrivare al massimo del livello. La prima cosa che facciamo, andiamo a depilare la zona che ci interessa. Utilizzo una delle mie lamette perché mi ci trovo meglio. Poi utilizzo un gel all'aloe perché, avendo la pelle delicata, mi trovo benissimo con questo gel perché non mi dà nessun tipo di irritazione. E partiamo a mettere questo gel. I peli li avevo già fatti 2-3 giorni fa con la lametta, ma sono un po' ricresciuti, quindi li vado a rifare perché devono essere proprio azzerati, perché lo strumento deve andare a colpire il bulbo. Se noi lasciamo il pelo lungo non riesce ad arrivare fino al bulbo. L'obiettivo dello strumento è indebolire il pelo, andarlo a bruciare, indebolirlo fino a farlo cadere. Qui ho preso del nastro adesivo bianco, lo andrò a ritagliare in piccoli quadratini e nelle aree dove ci sono dei nei, dove andrò a passare oggi, li vado a coprire. Eccoci ragazzi, allora ho agganciato lo strumento alla corrente, ho inserito gli occhialini che c'erano in dotazione, ora imposterò la modalità HR. Proviamo con livello 3. Con 3 non si sente niente, quindi posso aumentare.
È terminato, sono arrivata a passare nella stessa zona massimo 2 volte. Sono arrivata fino all'ottavo livello, non mi ha dato fastidio, quindi la prossima volta sicuramente utilizzerò il livello 9. Ultimo step, rimetto una passata di gel all'aloe, così non mi irrita e mi idrata. Ebbene, questo video finisce qui. Se siete interessati a vedere i prossimi sviluppi, se ci saranno dei grandi miglioramenti oppure no, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Ciao!